Nell'episodio precedente, l'obiettivo è attraversare l'Italia in autostop. Si è fermato un camperista. Aiutateci. Monte, monte. Ma qui ci sono i cinghiali di notte. Lupi. I lupi. Beh. Alessandro non ci prende. Oggi è il giorno in cui ci siamo svegliati più tardi, mezzogiorno. Abbiamo pure 20 ore al giorno, cioè, a autostop, e andiamo a dormire 4 di mattina. Andiamo, 20 minuti a fette. L'obiettivo era fare 20 minuti a piedi per arrivare all'imbocco dell'autostrada, così chiunque fosse passato di lì era diretto verso Reggio Calabria. Abbiamo trovato il number one di Brescia. Dove ci mettiamo a farlo? Lì che c'è la fermata dell'auto. No, lì ci ammazzo. Prendiamo una cosa in caffetteria allora. Nel bar incontriamo subito una coppia che inizia a farci tante domande. Erano perfetti, diretti a sud e super curiosi. Ma partiti di martedì dobbiamo finire il giorno. E niente, sembrava troppo facile che la tortura abbia di nuovo inizio. Visto che lì c'è scritto no autostop, lo facciamo qui. È illegale esclusivamente in autostrada, non l'abbiamo ancora fatto e non lo faremo. Ora ci zattano come vecchi tempi. Sai che qualcuno si vede. Sorriso. In realtà è andato tutto bene. Fino ad adesso. Nonostante il cartello no autostop, un po' di persone si sono fermate, ma le abbiamo rifiutati perché ci avrebbero portato poco più avanti. Che ha detto? Andava in un paesino a 10 minuti da qua, o fuori autostrada. Stavamo iniziando a fare i viziati. Abbiamo quindi creato una nuova regola: accettare per forza i passaggi. Anche perché, come abbiamo visto negli altri episodi, non sai mai dove possano portare. Siamo verso Reggio, però ci fermiamo a Rogliano. Sono 18 km in più. 18 km, sì. È buonissimo, meglio di zero. Hai salutato figlio. Amore di mamma, guarda con chi sono. Ciao Pasquale, un bacione. Vi vedo in bocca al lupo che punta. Va bene, ragazzi, magari ci hanno sparato. Okay. No, dai. Ah, noi ma dove che sta siamo? Ci mettiamo qua a fare l'autostop. Che vedi, l'autostrada è lì. Ah, sta questo autostop. Ah, siamo a Piano Lago. Da un 2 di oggi. Forse era meglio di là. Qui passano poche macchine e non capisco. Tutte mi indicano, ma pensi fermo. Io non capisco. È passata più di un'ora, eh. Più di una persona si è fermata dicendoci: guardate, se dovete prendere l'autostrada, fate l'autostop più avanti, quindi un po' più in là. E ha scritto la persona di prima e ha detto che ci porterà fino a Faenza. Quindi 30 km. Ci hanno risalvato la vita. Sono degli angeli, ce l'ho detto prima. Mamma mia. Ma perché avete qui? No, non so manco sono io. Solo, ma mai, morire sono ustionato oggi. Due ore ci siamo stati in piscina. No, come è andata? Malissimo. Potevate perché venire con noi? Infatti, anche ci stiamo, io ce l'ho pure il costume. E per farci perdonare del doppio passaggio, siamo andati a fare una sorpresa al figlio che ci segue sempre. Ciao bello, come stai? Ehi, come va? Tutto bene? Maggi 5. Mi sono Pasqui. Saluta il vlog. Ciao. Ci hanno salvato loro, eh. Quando esce da sono i denti, eh. Siamo noi. Ecco, come stai? Quando esce. Siamo finiti a casa loro, ci hanno offerto un caffè. Grazie mille. Grazie. Sì, va, ma grazie a voi. Perché abbiamo accettato a farci fermare qui in un motel abbandonato? Sempre meglio, ragazzi. Qual è il punto migliore qua per fare autostop? Se ti metti lì, se c'è tipo un'area di posto, magari qualcuno si può fermare. Okay. Dove dovete andare? Verso sud. Saremo noi in passaggio, ma sono pienissimi. Un ragazzo ci ha scritto: se aspetti lì ti do un passaggio. Ha offerto un tè, delle patatine. Grazie. Il nostro Salvatore. Io non ci credo. Qua, più andiamo giù è meglio per noi. A Pizzo, bello, va mi bene, piace Pizzo. Andiamo a Pizzo. Mi fa troppo ridere il nome Pizzo. Perché? Perché a Roma è. Ah, ok. E siamo a Pizzo. Attenzione, perché di lì a poco sarebbe arrivata la vera svolta. Ciao, bello. Ciao, raga. Vai. Come siete diretti? Abitiamo qua in un paese, Filadelfia. Ah, ok. Noi stiamo registrando un video e cioè facciamo l'Italia in autostop. Ah, ok. Ti sarei mai stati a Villa San Giovanni? Sì, a Reggio, sì. Vi offriamo una cena a Villa San Giovanni. Ci troviamo a Pizzo, scriviti su Instagram. Okay. Sembrava stato tutto inutile, ma in realtà ha riscritto quello di prima. Siamo qui in un paese vicino. Tanto per rifarci la doccia che stiamo tornando al mare. Possiamo scendere. Va benissimo. Ci vediamo dove ci siamo visti prima, che ci siamo fatti la foto. Arriviamo a Reggio. Teniamo, dormiamo lì o prendiamo il traghetto e torniamo a Messina. Se ci sono traghetti, prendiamo un traghetto e dormiamo a Messina. Se non ci sono, dormiamo là. Ok. Grazie. Cioè, sei stato veramente un grande. Grazie mille. Grazie. Ci risiamo. Speriamo sia tutto vero. Incredibile. Se volete fa proprio Villa San Giovanni. Arriviamo e dobbiamo prendere il traghetto stanotte. Fuori di testa. Fino a poche ore prima eravamo dispersi in mezzo alla Calabria, senza speranze, senza conoscere nessuno. Per una serie di coincidenze riusciamo ad assicurarci un passaggio fino a Reggio Calabria. Buon appetito. Grazie, regà. La vita può letteralmente ribaltarsi da un momento all'altro. Tutto può cambiare per il meglio. La Sicilia è quella lì. Andiamo a nuoto. Vai, ci siamo quasi. Direzione Villa San Giovanni per il traghetto. Ed è proprio questa la filosofia di alemontesi.com: vivere la vita a pieno, credere nella bontà delle persone e fare più esperienze possibili. Quando arriviamo inviamo un messaggio così: il miracolo, io non ci credo. Come siamo? Casco in mare adesso. Vi ricordo che ho
uscita la Black and White Collection. Questo è solo l'inizio. La trovate su alemontesi.com o nel banner qui sotto al video. Quella è la Sicilia, ma qui è fatta. Magari questo sbaglia rotta, arriviamo a Palermo. Stiamo in chiamata con Lele. Intanto, aria di a Messina. Olè. Olè. E siamo in Sicilia. Adesso solo mezz'oretta a piedi, dai, sono le 2 di notte. Sì. Grazie mille, veramente. Sei in condizione. Senti, questa destra? Che bello questo cappellino, dove lo potete trovare? Su alemontesi.com, che è il motivo per cui stiamo facendo tutto questo. Sei distrutto in faccia. Oggi è stata veramente devastante. Chissà se oggi vada meglio. Partiamo. Non abbiamo zero piani. Zero piani. Dobbiamo per forza finire entro oggi pomeriggio, perché poi domani mattina dobbiamo stare a Roma. Abbiamo un piano, sto andando solo io al supermercato perché era troppo lontano con le valigie. L'idea era quella di fare un cartello e l'unico supermercato aperto non aveva né fogli né un pennarello. Non so come ho convinto la commessa a regalarmeli. E alla fine il risultato è stato questo, non è tanto ma è il massimo che sono riuscito a fare e deve funzionare. Questa era l'unica opzione, perché nessuno lo vendeva, sono dovuto andare in cassa, me l'ha offerto lei, ho preso i 4 fogli, l'ho scocciato in mezzo al supermercato. Adesso solo 40 minuti a piedi, no, al porto dove siamo sbarcati ieri sera. Bene, autostrada per Palermo, sbarco e ci siamo. Per chi dice che non stiamo davvero facendo autostop? Sto attento così da una crisi di nervi. Dopo 6 giorni di autostop eravamo al limite e senza altre opzioni, doveva funzionare per forza. Nuova abilità sbloccata. Prima ci trovavamo laggiù, adesso siamo saliti per prendere più macchina ancora qui, perché verso di lì si va a Palermo. Pechino Express. Nessuno sembrava volersi fermare, ma fallire a così poco dal traguardo sarebbe stata la sconfitta più grande. Inaccettabile. Voi direte: impossibile scroccare un passaggio da Messina a Palermo. Forse, ma in fondo bastava una persona. Sì, vero, sei la nostra idola. Carina. A Palermo, dove dovete andare? No, noi non ci cambiamo. Cioè, allora adesso spieghiamo. Sei la nostra salvezza. Non avevo più le speranze di nulla. Come si chiama? Io sono Francesca e lui è Omero. Se questo non è un segno, Omero. Questa macchina ce l'ha mandata il destino per farci capire che la nostra, di Odissea, era finalmente finita. In quest'ultimo viaggio ho pensato a tutte le persone che ci hanno aiutato, ai momenti in cui tutto sembrava impossibile, ai momenti in cui ci siamo divertiti, ai momenti in cui non sapevamo che fare. Tutti i momenti che in un modo o nell'altro siamo riusciti a superare, lasciandoci soltanto il bellissimo ricordo di un'esperienza unica. Quindi adesso siamo ufficialmente a Palermo. Mi sembra un mese. Noi stiamo piangendo di gioia. Adesso prendiamo un'arancina. Giusto? Arancina. Cioè Andy... Quindi se è con la O, arrabbiate con lei e non esatto. Con noi. Chi ha la guerra nei commenti. Ti ha salvato la vita. Grazie. L'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta, ragazzi. Finalmente. Senti. In bocca al lupo a montare questo video. Lui che lo editerà. E se c'è una lezione che questa sfida mi ha insegnato è che se avete un obiettivo, anche se impossibile, correte e prendetevelo senza mai fermarvi.